Si può? Permesso? Avanti! Ma che bella sorpresa! Come mai siete qui? La maestra ci ha parlato di questo museo e visto che il portone era aperto, ma non vorremmo disturbare. Ma quale disturbo? Anzi, è un piacere. Venite avanti, vi conosco quasi tutti. Vedete, queste sono le foto, i documenti, le lettere, i bauli, le valigie degli emigranti. Molti nostri concittadini partirono per gli Stati Uniti, il Venezuela, il Brasile, l'Inghilterra. Portavano con loro poche cose, in piccole valigie perché erano molto poveri. Però avevano la speranza di iniziare una nuova vita. È molto interessante, mi piace questa storia. Ma questo che cos'è? Questa è una lampada a olio che si usava nelle chiese negli anni 50 e 60. A proposito, sapete chi è questo bambino nella foto? Questo? A chi somiglia secondo voi? E chi è? Boh! Guarda, non ti sembra essere senza occhiali? Un po' sì. Ma che dici? Ma no, è lo zio di Maria, Lorenzo. Lo conoscete, qui è un ragazzino come voi. E sapete quest'altro chi è? Non saprei. Ma chi può essere? Ve lo dico io. È tuo nonno, Giova. Sembra identico a te. È vero, Giova. È identico a te. Bravo, è proprio il nonno di Giovanni. Ma io veramente non ci vedo tanta somiglianza. Senti, ma il nonno di Giovanni non è quello che sta là sopra in quella struttura? Quelli della SIR. Gialli. Sì, io lo conosco bene. Vado spesso alla SIR, a volte anche con Giovanni. Anche io ci vado spesso. Lì conosco tutti gli ospiti. Io so che si impegnano in tante attività. A mia madre hanno regalato un orologio da parete di legno bellissimo, costruito da loro. Sì, me l'hanno ospite della SIR. Oggi è andato a trovarlo papà. Io ci sono stato ieri. Bello di nonno. E come stai? Sto bene, tu? Vuoi vedere le galline? Nonno, ma ho paura delle galline. Non devi aver paura, Giova. Vieni con me e andiamo a vedere le galline. Non aver paura. Tieni Lea. E hai visto come stanno tranquille? Ecco le uova. Vai a casa, le porta a papà, che adesso viene e dovete cenare. Sì, nonno, ma tu quanto tempo dovrai rimanere qui? E il dottore mi ha detto che se continuo così, fra pochi giorni torno a casa. E salutami a mamma e papà. Ciao. Sì, nonno. Ciao, nonno. Ci vediamo. Ciao. Pasquale, ci vediamo domani in chiesa per provare i canti? Sì, certo, domani sera. A domani. Ciao. A domani, ciao, ciao. Ma questa era la processione di Sant'Antonio? Sì, il culto di Sant'Antonio a Castel Ruggero è antico, ma la festa del 1959 è rimasta nel ricordo di tutti. Perché? Cosa era successo? La pioggia abbondante aveva provocato diverse frane che avevano interrotto le vie di comunicazione. Il paese era rimasto isolato per parecchi giorni
La corriera non passava più e non arrivavano neppure le merci necessarie. E quindi come fecero gli abitanti di questo paese? Ora vi racconto. Ciao! Ciao! Comarò! Comarò, hai saputo che è successo? Che conto è? Non ha già appurato niente. Mamma, comare mia, come te lo conto? Tutta st'acqua ha fatto sdirrubare le strade. Ma come volemmo fare? Non si può passare né per Costa Carrara via la via di Vasce né per Coppuniuro via la via di Coppa. Mo siamo proprio soli. Ma vedi come mamma fa, mamma fottica solo le maniche. Vuoi sandalone mio, mettici la manutone. Non sappiamo manco se ci potiamo fare la festa, mamma. Quando non ci vuole per il 13 giugno. Che non se lo chiama e ti risponde. Mamma. Uè, mo sandalone non andate ad aiutare, ma noi non amata da fa. Comma, non perdiamo tempo a chiacchierare. Chi più può fare, ha da fare per tutti. Tutti insieme non masci. Iamo, volemo in da Giovannello Molinaro a pigliare la farina e poi la portiamo da con Maiuccia, magari ne facciamo imbornate di pane. E poi potremmo pure appigliare un poco di minesta, burrani, scarola, in un poco di cicoria. Così ne facciamo, chi vuole faccia una minestredda. E solo un poco di minestredda, volemo fare pure un paro di lagane e un paro di cavatiette. Da come Peppa mi faccio ambristare lo crescito. Voi, in dal frattempo, andate a pigliare la matra. Pripigliate la farina, l'acqua, lo sale. Mi raccomando, facete un lieto per il pane. Come fa il pane per tu. Zia che è andata a fare un servizio, venite. Tu va porta sta panetta da su sia bocca che ti risordato. E tu va da che ti rindulin. Tu va da che ti dirre che tenendo le figli zii che hanno a mangiare, va. Venite qua che mettiamo tutto in da sto cuofino. Pure di lagani, di cavatelli, mettiamo tutto qua e portiamo a da cicotta, così mangiano tutti quanti. Vuoi comarò che sicca li porto a Ziandonia di Ciccariddo? Io a un da Ciannella e poi a Mondacchiddo di Biasiello. Così ci fu cibo per tutti. E i bambini potevano andare a scuola? No, la scuola era chiusa perché le maestre non potevano viaggiare. La signora Carmelina però accolse i bambini a casa sua e li aiutava nell'esercizio della lettura, della scrittura, dei calcoli. Umberto, sei stato bravo, adesso tocca a te, Lorenzo, leggi tu. Passarono così diversi giorni, ma nonostante tutto la popolazione riuscì ad organizzare la festa di Sant'Antonio.
Proprio durante la processione arrivò la bella notizia. Le vie di comunicazione erano state ripristinate. Immaginate la gioia di tutti. Ragazzi, si è fatto tardi, dobbiamo andare. Ragazzi, dobbiamo andare a provare i canti in chiesa. È vero, Pasquale ci aspetta. Allora, grazie di tutto. È stato bello venire qui. Arrivederci. Grazie a voi, ragazzi. Tornate quando volete. Ragazzi, io devo andare un attimo da mio padre, che gli ho promesso che avrei portato il pane appena tornato agli ospiti della SIR. Ecco il pane e salutaci tutti. Grazie papà. Ciao, fai attenzione in bici. Sì. Ciao raga. Ciao, ci vediamo domani. A domani. Ciao. Mamma, mamma, ti posso aiutare? Certo che mi puoi aiutare. Mamma, aia, ma come bisogna spezzare questi maccheroni? Io non ce la faccio, mi faccio solo male. Ginevra, presi tutti insieme, sono troppo forti, si rompono soltanto l'uno ad uno. Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro, che emerge quando la vita ci mette alla prova.